Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, il vostro amico Federic95ita e benvenuti all'ottava parte della Nuzlocke Pokémon Diamante e Perla. Oggi ragazzi ci troviamo sempre qui con il nostro amico Dark Devil. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova parte della Nuzlocke. La scorsa volta avevamo esplorato la pista ciclabile e avevamo ottenuto anche nuovi Pokémon. Esattamente. Il Meowth e il Bronzor di Federic. Esatto ragazzi, io ho ottenuto il mio Bronzor che ha una difesa speciale, una difesa normale appunto pazzesca, è veramente un po' molto difensivo. Li vorrei far apprendere schermo luce se la impara, che dici? Qualche cosa del genere? Sì. Perché impararla, secondo me è una mossa che potrà essere molto utile, in quanto tu metti il Pokémon, usi schermo luce e poi cambi, no? In modo che la tua difesa della squadra, difesa speciale, appunto aumenti. E credo che gliela farò imparare in qualche modo. Poi ricordiamo che in questa gen c'è stava un tizio che se tu gli davi una squamacuore ti dava in cambio le mosse, no? Allora, ti faceva ricordare le mosse. Te le ricordava che sta un po' in tutti i giochi. Sì, sì, e sì. Poi c'è quello dei tutor che invece in cambio di cocci. I cocci. Eh beh sì, in caso andremo da quello se non la impara a un livello alto. Ma comunque credo che la impara. Beh ma però i tutor mi sembra non ci fosse riflesso del schermo luce. No? Quelle due mosse mi sa che le vendevano, lo sai? Dovresti controllare poi sempre nei Pokémon Market. Va bene. Sì, poi magari ci informeremo un po' meglio. Oh, questo addirittura c'ha Chimchar. Ah, minchia. Comunque ragazzi, adesso io ho appena battuto un allenatore che sta qui sul percorso, appunto, si chiama Vittorio Avventuriero, e che me l'ero scordato di sfidare nella scorsa parte. Allora io direi di fare il repellente e direi di dirigermi direttamente al centro Pokémon, perché mi vorrei curare un attimo la mia squadra, composta appunto da Shins, Starevia, insomma, Monfermo e tutti gli altri. Vorrei depositare però Puzzola, che non è, credo che mi serva a molto, eh. Sì, in effetti. Comunque, perché non provi Kokiball te nella grotta? È difficile che lo becchi al primo. Beh, se hai già incontrato Bronzor, se hai già incontrato tutti gli altri. No, Bronzor non l'ho incontrato. Allora incontra prima Bronzor e poi vai nella grotta, perché così ci avrai più probabilità. Perché Zubat l'ha incontrato, Geodude l'ha incontrato, no? E tu nella grotta chi hai trovato, scusa? Io Bronzor. Tu hai trovato Bronzor. Esatto. Giusto, io l'avevo fatto l'incontro nella. Sì, credo sì. No, aspetta, sto dicendo nella. Nel Monte Corona, ecco. Non mi ricordo se l'avevo fatto. Ma questo non è il Monte Corona, però. Quello sì, di però la grotta prima è il Monte Corona. Ah, sì, nel Monte Corona, sì, sì. L'avevo fatto l'incontro, e chi l'avevo visto? Credo. Io avevo incontrato Meditite. Te avevi incontrato Bronzor, mi sa. No, io non ero proprio entrato, lo sai. Non eri entrato nella parte successiva? No, in quella precedente non ero entrato. Va bene. Allora, io mi sono curato la squadra, ragazzi, e vado a battere i primi allenatori. Tu hai già sfidato tutti? Non tutti, io ho fatto un po' di allenatori, però no, me ne mancano ancora un po'. Perfetto. Adesso sto affrontando questo qua, la Combat Girl, con Meditite, col mio Gyarados, che dannazione, deve smettere di colpirsi da solo. Io odio i Pachirisu, sinceramente. Di Pachirisu, sì. Sono dei bruttissimi Pokémon. Indossi i pantaloncini tutto l'anno, ho molta energia da bruciare. Ma che vuol dire? Un bullo qua, il bulletto. Terza volta che si è colpito da solo Onesti, ragazzi. Ah, confusione everywhere. Ok, Inferno contro Starly. In questa parte, ragazzi, cercherò di aggiungermi un nuovo Pokémon alla mia squadra, così da completare il mio team. Non so se sinceramente lo posso fare in questa parte o in un'altra. Comunque lo scopriremo più tardi. Assolutamente. Dannazione, Nessia, rischierò di morire e non l'ho curato, perché se si colpiva 4 volte da solo, beh, non meritava di stare nella mia squadra. Ma si può colpire 4 volte da solo? Ti ha colpito 3 volte da solo e poi la quarta non l'ha fatto perché aveva smesso di essere confuso. Ma dopo 3 volte smette la confusione o sbaglio? Sì, però con me non funziona così, con me anche 10-15 turni. Con te non funziona così. No, continua a colpirsi sempre da solo. Bene, allora, KK sale finalmente a livello 16, wow ragazzi. Col condividi esperienza
che fa miracoli, il nostro KK può tranquillamente salire di livello ed ora si evolverà in un bellissimo Kadabra. Ah, già Kadabra stai, Ming. Sì, e poi dovrò solo decidere, insomma, quando farlo evolvere in Alakazam, ragazzi. Ma tu a che livello l'avevi ricevuto, Abra? Mi sembra al 6. Al 6? E a che livello sta adesso? 16. Di già. Perché... ah, l'hai fatta allenare. La bellezza, no, riceve la bellezza dei punti. No, no, proprio mai fatta, solo allenatore. Ah, perché riceve tanti punti esperienza perché sono scambiato? Esatto, ah, esatto, ecco, per quello. Ah, allora salirà proprio velocemente il tuo Abra. Sì, assolutamente. E questo è il bello degli scambi con gli allenatori del gioco. È vero, è vero. Già. Allora, vediamo il nostro Kadabra. Per ora con teletrasporto e confusione come mossa. Sì, non è male, non è male. Sicuramente in futuro amplieremo il suo moveset. Allora, io sto battendo un avventuriero proprio ora con Misty Sia. Io non l'ho fatto allenare Bronzor, ragazzi, quindi Io invece ho trovato una caramella rara con il ricerca strumento. Io no, senza, random, così, schiacciato caramella rara. Oddio, ma vicino all'avventuriero? Vicino all'avventuriero sul ponte? Sì, là. Sì, là pure. Oddio, nello stesso momento, cioè, il bello che tipo non sapevo che c'era qualcosa là. Vabbè. Io ho provato e l'ho vista sul radar, quindi ho controllato. Che culo. Va bene. Ah, perché io radar non lo posso usare perché dovrei usare la pennetta del... cioè dovrei usare il mouse, vero? Sì, dovresti usare il mouse. Allora no. Va bene. Comunque sto battendo l'avventuriero che mi usa Geodude. Non so sinceramente a che livello si evolve Missy Sia qua. Non me lo ricordo neanche io. Al 30? Non lo so proprio, perché l'ho giocato veramente poco io. Va bene, va bene, va bene. Col DS più che altro. Allora, comunque qua mandiamo capo Geodude con il nostro Galapagos. E il nostro invece, come ti chiami, Nessie dovrebbe imparare il prima possibile qualche mossa acqua. Dovrebbe imparare qualche mossa tipo buio. Ah, o già ce l'ha morso. Non è buio, è già morso. Ah, ok. Ma sì, non impara a sgranocchio per caso Gyarados? No, lo impara solo in sesta generazione. Ah, ecco. Ma perché su Soul Silver l'avevo fatto salire fino al livello 50, ma non ha imparato niente. No, niente sgranocchio. Però c'aveva delle mosse veramente molto forti. C'aveva gelodenti, terremoto, cascata. Tutte mosse che gli si addicevano, appunto. Sì, sì. Poi c'aveva anche Drago Danza, quindi diventava una sì, sì, bestia. Infatti non sto dicendo che sia che sì, sia brutto, però ho fatto, ecco, e ho fatto tentennare due volte Bronzo con quella faccetta. Adesso però è il mio turno di prenderci le botte, eh. Andiamo di nuovo di morso. Attacca, 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 attacca. Grande. Gli bravo. Avventurieri non dovrebbero avere Zubat, devono avere solo Geodude. Fottuti Geodude. Scintilla. Bene, allora Dracula ora sale a livello 24. Solo che Dracula non è mio amico. KK prende altri punti esperienza. E sì, con i punti esperienza bonus dello scambio sale veramente rapidissimamente. Allora, te l'avevo detto, io c'avevo uno Staraptor scambiato che praticamente sì, sì, cioè, funziona così, funziona. Mi saliva veramente fortissimo. Comunque qua c'è uno strumento che è un super colpo. Ah, ragazzi, io la caramella rara mi sa che ce ne dovrei avere due, credo. Vedere? O solo due. Una, vediamo una. No, ce n'ho solo una. Allora me la risparmierò questa caramella rara perché mi servirà una cosa molto interessante. Che scoprirete nelle prossime parti, naturalmente. Allora, io sto per battere una Combat Girl, credo sia una Combat Girl dal vestito giallo. Sì. Vediamo sì, un sì, attimo. Sì, dal vestito giallo, dai capelli gialli. Entro nel monte, così vedo di fare il primo incontro qua, magari se è Bronzor, e poi vado a vedere se riesco a beccare Gible. Ah sì, ti appunto auguro che trovi Bronzor, in modo che poi in quella grotta là puoi trovare Gible. Allora, sicuramente ho trovato Mashup, però io Mashup l'avevo già l'avevi catturato, già catturato, no? Sì, sì, certo, quindi non vale. Vale. Spera di trovare Bronzo, perché in quella grotta poi si trova, ti dico, si trova solo Geodude, Graveler. No, Graveler raramente, credo. Ma non me la ricordo nemmeno. Comunque qua c'è, sì, sto trovando. Ah, potresti trovare Golbat forse in quella grotta là, eh. No, va bene, tanto io l'ho già, quindi. Infatti non vale, no. Allora va bene, dai, spera in qualche in Bronzo. Sì, vediamo un po' se riesco a beccare Bronzo. Non che io voglia
Gibble così tanto, ragazzi. Beh, però, fine... anche se non lo vuoi, Gibble, porca miseria, è un Pokémon forte, no? Sì, sì, un ottimo Pokémon. Cioè, Grandchomp è sempre un buon Pokémon fisico potente. Sì, sì. Accodato, sì. Ma per quanto riguarda Dragonite, può diventare sia fisico che speciale o più fisico e basta? Ha più attacco che attacco speciale, però può essere giocato in entrambi i modi. Ah, entrambi i modi. Mix. Sì, sì. Ok. Cioè, certo. Diciamo che viene più spesso giocato fisico. Esatto, però. Fisico. Va bene, allora io, ragazzi, vediamo. Scendo qua, batto l'avventuriero, prendo una Pokéball e possiamo entrare nel monte. Ma io qua, ragazzi, sto beccando solo Geodude. Vabbè, dai, non è importante, magari poi in futuro ci ritornerò. Beh, guarda, grotta, io ancora però... non sono entrato nella grotta, puoi continuare, Non sì, però mi dà noia stare qua. E tanto devi aspettarmi comunque. E vabbè, tanto vado a parlare con chi tu sai. Ma dimmi una cosa, ma nel monte qui Corona è diviso in tante parti, so, no? Cioè, ci sono tante parti al monte Corona, ma c'è sta qualche Pokémon speciale, che ne so, Lapras o non so, Milotic o qualche Pokémon da trovare così, Tipo Feebas. Pokémon rari, non so. Ah, Feebas mi sembra Feebas. Si trovare, lo sai. Tipo, sì, quello che mi ricordo, di usare Scacciabruma, cioè dove c'era la nebbia, vero? La nebbia, sì. E poi potevi trovare Feebas, però era rarissimo. Era rarissimo. Ah, ecco, vedi, mi ricordavo qualcosa del genere. Sì. No, perché ragazzi, dovete sapere che io su questa generazione mi ricordo poco e niente. Dato che l'ho giocata tanti anni fa e poi non ci ho più rimesso praticamente mano. Mani, Ma comunque Bronzor è di tipo acciaio, quindi il fuoco dovrebbe essere efficace, no? Sì. Sì, super efficace. Contro il fuoco, sì. Ma il tuo ha levitazioni o antifuoco? Mo te lo dico subito. Spero che abbia antifuoco, sinceramente. Magari. Antifuoco diminuisce la potenza delle mosse di fuoco, levitazione è più utile. Sì? Vabbè, però se mi fanno una mossa di tipo fuoco me lo sciottano. Pure una mossa di tipo terra. Ah, è vero. Perché pure... Ah, sì. È debole a tante cose Bronzor, beh? No. Vabbè, no, se non ha levitazione, dico. Sì, a terra in più, alla fine. Non è che sia così tanto problematico, però è sempre meglio averci la levitazione. Allora, mo te lo dico subito. Sì, perché so che alla Lega Terremoto te lo fanno spesso, Allora. Vediamo un attimo, mo te lo dico subito. Credo però... Sinceramente non mi ricordo, perché non ho controllato bene Bronzor. Allora, ha Pokémon, Totem, Info. Ah, anche uno strumento. Allora, natura mite... Levitazione, cioè, sì. Levitazione, sì. Oh, ma mi tiene metal coperta, mi tiene. LOL. Metal coperta? Sì, me lo tiene così a random. Quando l'hai catturato probabilmente ce l'aveva la metal Buono, coperta. Buono, no? Sì, utile, utile. Per Onix. E anche per... entriamo un attimo qua. Per Scyther. Sì. Oh, Scizor è forte. Allora, intanto ragazzi mi metto repellente perché non voglio incontrare Pokémon. Va bene, io allora esco dal Monte Corona e arrivo sul percorso 208, dove ci aspettano... 9 lotte. Ah, allora, qui ci dovrebbe essere coso. Ma come si chiama? Ma chi? Maxus. Ah, Cyrus. Cyrus. Maxus era quello là di Ertigold e Soul Silver. Ciao, come stai? Mondo primordiale. Un mondo in cui solo il tempo scorreva e lo spazio si ampliava. Non esistevano conflitti. Ma che ne è stato di quel mondo? A causa della debolezza e della incompiutezza dello spirito umano, il mondo è caduto in rovina. Trovo che in realtà sia davvero deplorevole. Bella conciatura però che c'ha, con i capelli così, veramente figo. Sì, bei capelli, bei capelli. Bei capelli lo chiameremo da oggi in poi, bei capelli. Ah, belli capelli allora. Belli capelli lo chiameremo. Lo chiameremo. Allora, qui c'è sta un altro avventuga da battere. Allora, battiamo l'avventuga. Con Missy Sia. Tu l'hai già battuto quello fuori? Adesso sto affrontando un avventuriero, però non mi ricordo se era quello un po' più giù. Io sto affrontando primo, quello tra i ponti praticamente. Sì, ho capito quale. Ok. Mandaggi Outroot. Bene, abbiamo avuto la meglio contro Roberto avventuriero. Ma che poppante, sono un adulto. Va bene. Comunque credo che... Ah sì, anch'io ho ospitato quello. Sì. La città dovrebbe essere vicina a Wurivoli, giusto? Sì. Abbastanza vicina. Perfetto. Allora, scendiamo un attimo. E qua otteniamo una velocità X. Bene. Allora, adesso torniamo su e parliamo con il Karateka.
Karateka allenatore? Sì, un Karateka allenatore. Che però ha solo un Pokémon e è un Machop, quindi non la dire. Machop! Machop! Idropulsar su Geodude. Comunque noto tanto la differenza di velocità tra questo gioco e gli altri. Soprattutto anche la differenza tra HeartGold e SoulSilver e questo, veramente questo è molto più... più lento, sì sì. Veramente E poi abbiamo aumentato il testo. Ma proprio il gioco lento come... KK sale al 18 e impara inibitore. Ma già se ti sei appunto... evoluto, sì sì, sì. E dai, dai. Qui sotto c'è uno strumento che è un... velocità X. Ma tu le mai velocità X, precisione X, te le hai mai usate nei giochi Pokémon? Sì, le ho utilizzate a volte. Io tipo mai. Mai utilizzate. Dipende. È utile, ti permette di boostarti con lo strumento, però, cioè... servono solo in situazioni particolari, tipo una lotta abbastanza difficile, per il resto non è che servano poi così tanto. Ah, ok, ok. Allora, comunque, allora adesso noi qua affrontiamo quest'Onix e siamo vicinissimi alla prossima città. Esattamente. Battiamo Machop. Ciao Machop. Oh, hai resistito. Oh, Stradio ci diminuisce la difesa, adesso un bel po' di Elama e Onix dovrebbe crepare. Sì, sì, se non ricordo male ci dovrebbe essere un altro allenatore massimo 2 e poi c'è la città vera e propria. Esatto. Allora, Onix è andato KO, perfetto, Galapagos riceve punti esperienza, KK riceve la bellezza di 328 punti esperienza e abbiamo avuto la meglio contro Saturnino avventuriero. Saturnino, ma che nome è? Allora, magari qualcuno sotto nei commenti si chiama Saturnino, adesso ci metti dislike. Io non ho mai sentito come si chiama Saturnino, te? Manco io. Poi c'è uno Saturnino. Strumento? Vediamo un po'. No. Salve avventuriero, come sta? Se ti batto, mi darai un po' del tuo cibo? Oh, ma sei un panzone di merda, proprio. Guardalo, guardalo con quell'espressione così. Dammi il tuo cibo. Oh, se vuoi ti do la metal coperta per il tuo Onix, ma il cibo non te lo do. Bene. Siamo noi, siamo abbastanza magri e dobbiamo mangiare. Vero. Ok. A secco! Fastidio ce fa. Ci abbassa la nostra difesa. Cala a picco. Quando dice cala a picco, cosa vuol dire? Che cala di molto. No, che vuol dire cala a picco? Cala di molto. Perché a volte dice cala molto, a volte dice cala a picco, a volte dice cala. Che vuol dire? Allora, cala è solo di un livello. Cala di molto e a picco 2 mi sembra. Non ricordo però. Boh, c'è magari un cazzo. Ok, Missy C a sala livello 20, vediamo se si evolve al 20. No, mi sbaglio. Qui dobbiamo usare spaccaroccia per prendere lo strumento. Inferno usa spaccaroccia. Ah, a proposito, io adesso sto affrontando Roselia e tutti gli altri sempre con Dracula. Però volendo potrei giocare tranquillamente comunque anche il mio KK. Ma va bene, abbiamo avuto lo meglio contro di questa tizia. Roselia è solo erba o anche veleno? Erba? Roselia? Sì. Roselia è erba veleno. Ah, quindi la confusione è molto efficace. Sì. Allora userò un po' Bronzor per farlo allenare, ragazzi. Questa è la prima volta che lo vedete scendere in campo. Oh, combi versus Bronzor. Eccolo qui il mio Bronzor. Però veramente... non so, ma io preferisco sempre Pokémon forti, no? Però se questo è molto fisico, le mosse tipo... come si chiamano? Testa a capi. Sì, no, a me piacciono i Pokémon forti. Se questo è fisico, cioè se questo è molto difensivo come Pokémon, le mosse tipo speciali non saranno molto forti contro gli altri Pokémon, no? Le mosse d'attacco, quindi dici. E anche le mosse fisiche. No, tutte e due. È più fisico che speciale Bronzor. Almeno si usa più fisico che speciale. Però, beh, dipende. Vabbè. No, perché sai, a volte conta molto. Aspetta, facciamo così. Ok, ragazzi, io sto battendo questo combi. Con alla confusione. Fine dipende da come vuoi farlo tu. Controlla poi un po' le statistiche. Comunque, ma c'ha tipo 16 e 16 sia di attacco che attacco speciale. Mentre la difesa sta a 40, capito?
Ah, eh sì, ho capito, perché è molto difensivo come attore. Quindi vuol dire in battaglia vuol dire che me lo buttano giù, perché... No, no, le mosse a io... giù è difficile. Ma io non riesco a sconfiggere i Pokémon nemici, scusa. Cioè, li sconfiggo ma ci metto un bel po', immagino. Sì, sì, anche questo è vero. Tu c'avevi comunque... nella Nuzlocke Rosso Fuoco c'avevi Wigglytuff là. Ma era ma era fisico, speciale, come era messo? Era tutte le statistiche bilanciate alla fine. Comunque KK è al 19 e c'ha 60 d'attacco speciale. Capito? È una bestia. Un mostro. Già, quando diventa la Kazam arriverà a 100, tipo. Sì, è un mostro veramente. Sì, sì, Espeon e Alakazam sono veramente forti. Però considera che questa ci dà la roccia anima. Penso fosse un karate, un karateka che lottava, invece il cavolo. Allora, qua troviamo del miele, bene. Perfetto, io allora raggiungo la città. E tu a che punto stai? Tipo, io sto combattendo contro questa Roselia, no? Che è veleno erba, gli sto facendo confusione. È super efficace, ma gli leva pochissimo. Cioè, è strana come cosa, no? Infatti si vede che Totem c'ha veramente poco attacco speciale. Sì, è vero. Boh, mo lo levo dalla squadra. Dipende, come vuoi, cioè, alla fine. Vabbè, per l'allenamento vedremo come fare. Allora, sì, perché comunque è un buon Pokémon da mettere per resistere ai colpi, regge un po' tutto. Se devo curare qualcuno, mando lui. Infatti volevo imparare appunto schermo luce, riflesso. Magari mi impara anche le rocce, che ne so. Come si chiama? Levitoroccia mi impara, o punte, che ne so. Levitoroccia ci aveva dato la MT il capo palestra, sì, vero? Sì, sì, potrebbe essere un buon Pokémon da stall. Pure, sì, può insegnare. Magari le posso mettere tipo le rocce. Poi gli metto anche, che ne so, gli metto... c'ha già ipnosi, c'ha pure... c'ha schermo luce, magari gli posso... io comunque sono arrivato a Quaripoli, adesso curo la squadra. E poi che dobbiamo fare a Quaripoli? Ma la roccia anima era per Spiritomb? Perché era sta roccia anima? Sì, per Spiritomb. Aggiungici Spiritomb. Comunque, eccoci arrivati a Quaripoli. Allora, ragazzi, a Quaripoli dobbiamo fare un po' di cose. Allora, prima di tutto, curarsi la squadra, ma ci raggiungerà subito un Buonare. Oh, grazie al cielo, sei qui. Sai, se non fosse stato per te, chissà dove sarebbe arrivato il mio Buonare. Probabilmente si sarebbe fermato più avanti, ma va bene. Sono Ilenia, sono il giudice di gare Pokémon. Fai un salto all'arena Virtù, così potrò ringraziarti come si deve. Certamente, quindi devi... Allora, risposta alla tua domanda, dobbiamo andare all'arena Virtù. Ok, ecco, infatti che ho appena incontrato Fanny. Fanny! Capo palestra di questa città, Fanny, che però non possiamo affrontare. Oh, ecco il mio mito. Oh, ciao mamma. Entriamo nella chiesa. Il bello che se entri nella chiesa non ci sta la musica del gioco. Tipo qualcosa di epico, no? Hai notato? Qualcosa, sì, per rimanere nel clima comunque serio della chiesa. Io ci avrei messo tipo Osanna nella... Ehi, ciao Bill! Ciao, tu sei un allenatore? No, non si chiamava Bill in questa gen. Questa è un altro. Questa è la ragazza di Bill. Ah già, hai ragione, scusa, non mi sono nemmeno presentata. Mi chiamo Bebe. Quello è Bill e questa è Bebe. O Bebe, come si chiama? Nomi di merda tutti e due. Beh, io sono l'amministratrice. Tutto qua? Tutto qua. Dai, non ci dai niente? No, niente. Io pensavo mi davi qualcosa di figo. No. Proviamo a rientrare? Niente. No. Vabbè, ce lo darà più avanti la sorpresina, ragazzi. Sì. Spero che non me la dia alla fine del gioco. Allora, probabilmente quando rivisiteremo la città ce la darà qualcosa. Sì. Allora, adesso che facciamo? Esploriamo il club allenatori, però alla fine... Direi che una volta terminata l'esplorazione della città possiamo terminare. Sì, 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 appunto, finiamo di esplorare questa cittadina. Allegra, allegra, allegra. Quaripoli, mi piace come nome, Quaripoli. Carino. Che poi qua si possono raggiungere varie direzioni. Si può raggiungere il Parco Concordia. Ah, il Parco Concordia è quello dove potevi farti la passeggiata col Pokémon, per caso? Sì, sì. Ma che figata! Andiamo nel Parco Concordia subito, ragazzi. Sì, ma solo alcuni Pokémon possono andarci. Ah, lì è Zoro, usciamo. Ma mi sa solo lo starter, beh? No, tipo Pachirisu, Pikachu. Ah, vabbè, sì.
Tutti mi chiamano Sig o Maggi, nessuno sa il mio vero nome, no, nemmeno io lo so. Mi dedico a cercare le rarità, è la cosa che amo fare di più. Sto cercando qualcosa di raro da darti, vieni da me in un altro momento. A questo ci dovrebbe dare la statua, vero? La statua che c'era alla Lega Pokémon, non mi sbaglio. Sì. Qui ci sta la palestra di Pokémon di Vorripoli con Fanny. Fanny, l'uccello di Harry Potter. Ovviamente non potremo ancora affrontare. Qua ci sta il pescatore che ci dovrebbe dare qualcosa. È arrivato da Owen qua, ha detto, addirittura. No, questo ci porta all'Arena Vertù, se non ricordo male. Ah, ora mi dice di seguirmi. Comunque, questa città è veramente molto carina. E poi ci sta appunto l'Arena Virtù, che è una bella innovazione di questa gen. Sì. L'Arena Virtù con Fanny. Fanny era l'uccello di Harry Potter, lo sai? Non me lo ricordo come si chiamava, però mi fido. Harry Potter. Salve, chi sei? Come stai? Oh, excusez-moi, mortificata. Non riesco a parlare sia francese che italiano contemporaneamente. Stai per partecipare a una gara. Buon divertimento, Aloire. Casualmente, Fanny, il capopalestra di Corepoli, è 3 esperti di gare Pokémon. E tu ti chiederai, ma come faccio a saperlo? No, ma questo è più inglese, però, che francese. Stavo parlando tipo inglese, pensavo che stavo parlando francese. Comunque qua ci sta il condominio, credo, ci stanno delle case. Vai un po' a vedere, un po' a esplorare che c'è. Sì, ho controllato, ma non c'è niente di interessante, no? Oh, ciao mamma, ciao Federic. Aspetta, no, davvero? Olga è tua madre, quindi potresti essere una star delle gare? Oh mio Dio! Pensate che quanto siamo famosi, eh? Ah sì, perché questa generazione nostra mamma era tipo la star delle gare Pokémon. La mamma era molto utile in questa genere, invece nelle altre faceva un cazzo. Pensa che in Earthquake Soul Silver ti rubava anche i soldi. Vero. Diceva, come guadagnare al giorno d'oggi? Ma no, non mi faccio un orticello e zappo. La cosa più migliore da fare è sfruttare il suo figlio, mandare a vincere la Lega e guadagnare i soldi al posto suo. Yahoo! Che poi andavi a casa e gli dicevi, mamma, c'hai i risparmi? E lei ti diceva, no, finiti. Diverti a regalare una bacca arancia, ho comprato una bacca arancia. Ah, ci hanno dato persino lo smoking, elegante addirittura. Sì, esatto, che non useremo mai in questa Nuzlocke, però. Mai. Va bene. Bene, ragazzi. Oh, aspetta, se scendi giù arriva quel pazzo di Federic e basta lamentare e ci sfida. Ah, ci sfida addirittura? Con che iniziava? Con Staravia, eh? Sì, inizia Starly. Starly, vabbè. Il Pokémon Fan Club ci sta addirittura. Parliamo un po' col tizio qua. Ma ciao, come stai? Sono il presidente del Pokémon Fan Club. Sì, sono proprio. Vieni a affrontare come... Ah, ma sei uscito dalla città? No, non sono uscito, sono andato verso il basso e è apparso... In questa generazione c'erano i Puffin. Puffin. Brutto colpo. Ho ottenuto il porta Puffin. Bene. Sì, l'ho preso anch'io prima. Erano quelle pallette di merda colorate, tipo. sì, quelle. Da dare allora, da mangiare i nostri. Adesso. Oddio, arretto, dannazione. Ok, basta. Ragazzi, io direi di battere appunto il caro tizio qua e poi. E poi di stoppare la parte. Comunque sono curioso, veramente curioso di sapere perché. Questa bebè non ci ha dato niente. Lo vedremo dopo. Vabbè, mi informerò meglio. Allora, andiamo giù un attimo. E andiamo a battere appunto il tizio bello qua. Ehi, ciao Devil, come stai? Ah, uffa, mi hai fatto aspettare ancora, Federic. Vediamo quanto siamo diventati forti per te. Vediamo subito. Sei un po' psicopatico, Devil, su sto gioco. No, pure tu, non è che sei da meno in realtà, eh. Psicopatico. Sì, però. Però non posso fallire sempre a Poglielama, porco giuro. Poglielama. Fai mega assorbimento. Non ce l'ho mega assorbimento. Oh, però c'hai Pokémon pompati al 19, wow. Noi però con Stella li facciamo fuori, Piplup, li facciamo fuori tutti praticamente. Vai, Scintilla, ma. Ora gli insegno tuono. Allora abbiamo sconfitto Buizel tanto. Ah, c'ha Buizel, c'ha. Sì. Ah, proprio, quindi Stella è proprio perfetto. Sì, ma non lo so se anche a te ha No, Buizel. Da me c'ha Ponita. Ah, Ponita, infatti.
Ponyta. Allora, mettiamo qua Monferno contro Dracula. Allora, Monferno a livello 21. Sì, perché c'è sempre il Pokémon diverso, no? Il Pokémon di tipo diverso. Per esempio, te c'hai, c'hai Turtwig, quindi userà Buizel. Io c'ho... No, aspetta, tu c'hai Turtwig, quindi lui c'ha Monfermo Buizel. E quindi userà Buizel, che è di tipo acqua, appunto. Mentre da me io c'ho Inferno. Dovrebbe essere un po' di tipo erba. Madonna, ragazzi, adesso vediamo scendere in campo KK contro Roselia. Vediamo un po' il mio Confusione invece quanto gli fa male. Troppo. Quanto è quotato lo One Hit che io? È quotato a 99,1. Ok, allora utilizziamo quindi una bella Confusione contro questo Roselia. E Madonna, ragazzi, disintegrato. Cioè, l'hai buttato giù con un colpo? Certo, l'ho buttato giù. Porco puttanone. Io sono un potentissimo. Ma sei cadabra. Sei proprio una bestia. Madonna, livello 21 e abbiamo sconfitto Fedric. Bene, Fedric. Va bene, io sto battendo Roselia ora. Mi devo ancora mandare Piplup, sinceramente. Ah, ecco, Roselia è il povero di tipo erba. Eccolo, chi era. Va bene. Allora, perfetto, io aspetto che tu finisci e poi poi terminiamo, sì. Sì, tranquillo. Stella sarà al 23. Qual è il tuo Pokémon più forte in squadra? Mi sa che per ora tramite per i livelli è Dracula, che è al 24. Addirittura, minchia. E tu a quanto sta? 23 massimo. Ah, adesso ci manderà Priblap addirittura, che fa bolla raggio. No, boh. Sì, Dracula 24, Galapagos 23 e Nessie K a livello 21. Ce l'hai molto più allenati dei miei. Allora, manda adesso Priplap. Do il condividi esperienza a Nessie e inizio a far giocare direttamente KK, che poi dovrò un po' vedere quando farlo evolvere, ragazzi, perché ricordo che sto giocando su DS, quindi quando voglio posso farlo evolvere, però devo decidere quando è il momento più opportuno. Certo, certo. Ci fa ruggito su Stella, quindi ci abbassa un po' l'attacco. Noi facciamo vediamo un po', facciamo attacco rapido se ce l'abbiamo. No, dobbiamo far Scintilla un'altra volta. E battiamo Priplap. Quante confusioni servono con Totem per buttare giù Roselia? Tipo 8. 8. Ma guarda che te l'ho detto, è strano come Pokémon, eh. Eh sì, è molto difensivo. Però mi puoi fare tanti colpi, ma non me lo butti giù facilmente. Va bene, che succede? Mi stai forse dicendo che ho perso? Così, se non è un altro Pokémon, sì. Arca, hai mandato KO la mia squadra un'altra volta. Oh, dice come Dark Devil. KO, vedi? Sei te. Oh, ma certo, la mia prossima sfida sarà la palestra di Rupepoli. Ci si vede, Federic. La prossima volta sarò così forte che non sarà divertente lottare con me. Sì, dici sempre così. Vabbè, ragazzi, in questa parte di Nuzlocke è tutto. Noi ci vediamo con il prossimo episodio dove procederemo a Dest. Pronti per raggiungere la prossima città. E niente, ciao a tutti. Ciao a tutti, ragazzi.